un presepe curato nei minimi dettagli, dai costumi alla rappresentazione degli antichi mestieri siciliani, quello proposto per il sesto anno consecutivo nel cortile della Chiesa dei Cappuccini dal plesso San Francesco dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Sciacca, a vestire i panni dei personaggi del presepe gli alunni delle classi quinte. Quest'anno faccio il bazar di profumi e stoffe, però oggi faccio anche il remaggio. Ti piace? Ti diverti? Sì, mi sto divertendo un sacco, questa è un'esperienza bellissima e sono molto felice. E inviti anche gli altri bambini a venire a vederti? Certo, per ora sto invitando molte persone per venirmi a vedere e per vedere anche questo presepe, quello che abbiamo realizzato tutti assieme. Tu che cosa rappresenti? Allora, io sono sempre una mercante e mi occupo del bazar. E come vi ho detto prima, faccio la mercante e vendo anche profumi, stoffe pregiate e collane. Questa è un'esperienza bellissima e mi sto divertendo tantissimo. Una rappresentazione frutto ancora una volta della collaborazione tra insegnanti e genitori dei bambini. Abbiamo cominciato già il mese scorso, grazie ai genitori siamo messi in movimento per sperare di realizzare qualcosa di carino che non è solo per le scuole. Noi l'abbiamo fatto anche per tutta la comunità di Sciacca, quindi invitiamo chiunque a venirci a vedere perché meritano più che altro. I bambini ce l'hanno messa tutta, ce la stanno mettendo tutta. E io devo ringraziare principalmente, questo lo devo fare, mi è dovuto, i genitori perché sono stati grandissimi. Da un mese, poverini che stanno qua tutti i pomeriggi a cercare di realizzare questo, e i frati che ci hanno permesso di realizzarlo praticamente. Quanti sono i bambini che stanno partecipando al presepe vivente? Sono le due classi quinte, la quinta e la quinta F, in totale sono 37 alunni. Grazie soprattutto alle famiglie, a noi mamme che siamo unitissime. In questa scuola abbiamo creato un'unica famiglia, ringraziando soprattutto i nostri frati che sono veramente eccezionali perché ci hanno sopportato, perché capite che tutte queste mamme qua è supportato soprattutto. E soprattutto ringraziamo le nostre maestre, poi c'è un poco di commozione perché siamo all'ultimo anno e mancheranno tantissimo, soprattutto questo bellissimo ambiente. Non è facile, oltretutto sono stati realizzati dei costumi ad hoc. Questo sempre grazie a loro, la mia idea era quella di avere questi costumi e loro giustamente mi hanno seguita, quindi alla fine è venuto fuori quello che io volevo. Il presepe sarà visitabile alla Chiesa dei Cappuccini la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30 fino a sabato 22 dicembre. Sabato sera alla chiusura del presepe intorno alle 20 verrà effettuato questo sorteggio, quindi invitiamo tutti a partecipare per vedere quello che faremo. Ci sarà una conclusione diversa con l'entrata pure dei remaggi, quindi abbiamo fatto qualcosa di diverso rispetto agli altri anni.